i miei genitori mi hanno sempre parlato bene di questo posto. Era un bellissimo posto in cui ritrovarsi, divertirsi e ballare. E quindi dalle cose che ci hanno promesso ci aspettiamo grandi cose. Spero che il Maeba vada avanti perché è un buon ritrovo per i ragazzi. Beh, penso che è una grande festa, un'inaugurazione molto bella, però mi aspettavo di più. Cioè, non musea tipo con le trombe o del genere, un museo un po' più potente, però insomma, è una festa molto bella. Contenti sì, perché comunque è una grande opportunità e penso che comunque sarà... Questa volta non verrà chiuso perché comunque ci sarà, come all'inaugurazione c'è stata molta gente, ci sarà molta gente anche alla... cioè, all'avvenire. L'entusiasmo dei tantissimi ragazzi presenti è stato il segno più evidente di quanto la riapertura del Maeba significhi per San Marcello e la Montagna Pistoiese. L'ex discoteca, che fu punto di riferimento per generazioni di giovani, è rinata sotto una nuova veste, puntando però a tornare ad essere un punto centrale nella vita di questa parte del territorio pistoiese. La riapertura è stata possibile dopo i lavori che hanno totalmente riqualificato gli ambienti grazie ad un'associazione socioculturale nata per il progetto, l'associazione Maeba, costituitasi per volontà di alcuni attivi cittadini della zona, Unicop Montagna Pistoiese, Social Valley e Pubblica Assistenza di Maresca Gavinana. Con loro, a lavorare nel progetto, le cooperative sociali Archea e Manusa. Dopo la cerimonia di inaugurazione con la simbolica riconsegna del Maeba alla comunità, il cronoprogramma prevede l'entrata in funzione del Maeba nel mese di febbraio in occasione del carnevale. Devo dire che il risultato di stasera è un risultato assolutamente storico, è storico certamente per l'amministrazione comunale ma anche per tutti i soggetti che hanno partecipato al percorso di riconsegna di questo luogo storico per la comunità di San Marcello alla stessa comunità. Un luogo che era per antonomasia il luogo di socializzazione dei giovani, oggi si riconsegna a noi in modo un tantino diverso, quantomeno nella fisionomia e nella vocazione, ma mantiene l'identità di un luogo che continua ad essere dedicato ai giovani, un luogo dove i ragazzi della nostra montagna potranno liberamente esercitare la loro socialità. L'impegno che ci siamo assunti insieme all'amministrazione comunale di San Marcello Piteglio non è un impegno per poco tempo, anzi è un impegno per un periodo decisamente significativo, perché 10 anni, è questo appunto la durata del rapporto, è davvero un impegno importante. La cosa ci entusiasma in questo momento, nonostante l'età, perché non siamo più giovani e ci vogliamo rivolgere a giovani e lavorare insieme a loro, ma ci entusiasma anche perché le cose che vogliamo fare insieme a loro li mettono al centro di un'esperienza, li rendono protagonisti del rilancio di qualcosa che ha un valore storico su questo territorio, ma che senza di loro probabilmente verrebbe impostato in una maniera non adatta appunto ai giovani. Auguri!